hanno semplicemente voglia di un po' di notorietà. Ma che cazzo di lavoro è? Ma fai missili! Non serve un manuale per scopare una figa. È andata come doveva andare. Diciamo che ci siamo divertiti. I vicini un po' meno, ecco. Se vi devo mandare a fanculo, ve ci mando. Se devo dire cazzate, non sto proprio il tipo. Io se ho detto quello che penso di loro, non ho interesse ad averci a che fare ulteriormente e regalare gli altri. Me frienzonano tutte. Eppure non penso di essere un brutto ragazzo. Cazzo. Dai, Roma, dai, dai, Roma! Bomba! State là nel trisco! Dai, a treni! Cerbero Podcast presenta... Tutte le in questo nuovo mezzogiorno di fuoco. Barba papà, eccolo il barba papà. Diciamo che questa, il padre di tutti quelli che si fanno la barba. Questa è una delle poche cose che non si possono ottenere ascoltandoci sull'ottimo Spotify. Purtroppo no. Però proveremo a descrivere. Intanto punto esclamativo Spotify per il miglior podcast da galassia, presente su Spotify ovviamente, perché è un vero podcast. Certo, facciamo così, abbasso la musica. Vai. E in questo momento, mentre noi descriviamo, immaginatevi in intanto Barbiere di Siviglia, classicone, no, Sweeney Todd. Inserirò della ASMR de gente che se fa la barba, in modo che loro possano capire la sensazione. Allora dai, descrivi. C'è un bell'uomo con una maglietta Adidas a quattro strisce. Questo non posso renderlo a livello sonoro, eh. Non già puoi, lo dico. Però c'è una canzone che si può utilizzare. Sei più falso di un Adidas a quattro strisce. Chi ti zittisce, vuole stare lui tra le veline. Vai, trattami come Michel nel gioco. Era platinami come Michel nel gioco. Ruba i bambini per dare meglio alle tu bambine. Che mangia fuoco. Che cazzo è? Vabbè, comunque. Vabbè, ragazzi, sarà sicuramente Simone un'altra delle sta due facendo canzoni di Renato la barba, Zero. Ma non ha le cuffie, quindi non ci sente. Però ci saluta. Sì. E giustamente è nel mood di mezzogiorno di fuoco. Voi come state, stronzi? Baby. Tutto bene? Mi stavo chiedendo, ma perché? Questo è un po' per i tecnici del settore, i nostri colleghi. Ma perché su YouTube per startare una cazzo di live devi fare sia avvia la diretta da OBS che inizia la trasmissione su YouTube Studio, che tra l'altro arriva tipo mezz'ora dopo l'avvia la diretta su OBS? Io forse lo so, ma non voglio risponderti, voglio risposta in chat a questa domanda. È tornato. Ditemi secondo voi perché. Dudubi top, vecchio di Renato Zero è sicuramente quella. Esatto, bravo. È vecchio Claudio, ma che dici? L'ho visto in live qualche giorno fa. What the fuck? Ma cosa? Non si sa di... Ma perché Trapani perché? Ah, beh, certo, la copertina è anche quello che vedete a schermo. Sì. Ma mi piace che poi adesso Simone abbia levato la cam. Cioè, nel senso, voleva soltanto renderci partecipi visivamente, intendo. Poi sicuramente entrerà vocalmente del momento, diciamo... Barba, denti. Secondo me vi siete persi una cosa interessante. È tipo quel format, quel trend di TikTok. Cioè, dimmi che ti sei appena svegliato senza dirmi che ti sei appena svegliato. Dimmi che siamo diversi. Ah, oddio. Pure questa te la ricordi. Questa me la ricordo. Tipo la sigla del Cerbero che ci fece Renato Zero anni fa. Bravo. Ok, ma no, dimmi che siamo diversi, ma mica siamo tutti quanti vecchi. Adesso, madonna mia. Giustamente il concetto della vecchiaia lui lo ficca ovunque. Vabbè, cioè. Lui lo ficca ovunque, in ogni caso. Stamattina finalmente ho ricevuto una grande opportunità da esporre a tutte le persone che mi seguono.
Dici un po'. In caps lock, tra l'altro. Dici un po'. Chiunque abbia anche un minimo di budget, perché uno magari a volte pensa anche 20 euro, però l'importante, capito, è che vengano bonificati subito. Perché la domanda, giustamente, che molti si fanno quando mi contattano è: ma mi serve una cifra importante per iniziare? No, cioè 1000, 2000, 3000, 4000, 50.000, 100.000, 1 milione. So che per questo i soldi tipo di Dario Moccia. No, i soldi di Dario Moccia, poi ci compri la roba di Elon Musk. Ma ha mandato una felpa e una maglietta, tra l'altro. No, no, vai, vai. Per questo tipo di operazione manco i soldi servono. Cioè il budget minimo che lui richiede è una foto di te di fronte alle Poste. Sì. Che esatto, stai per ricaricare esatto, la carta. Esatto. Quello già va bene, perché comunque è tipo un segno di fiducia, no? C'è esatto. Infondimi energia, Marra, per vincere l'ultima partita di Magic per finire l'evento. Sei gay? Sì, top outfit. Però è scritto top outfit, top cap. Però non so se può essere letta come cap. Cioè top outfit, Marra, cap. Io invece direi top outfit, Marra, no cap. No cap, certo. Giusto. Però hai il cappello. Sì, quindi no cap, cap with cap. And without lies. Senza bugie. Perché? Perché è fattualmente così. Perché gli occhi, Cico, non mentono mai. Esatto. Chiunque abbia anche un minimo di budget mi scriva in direct e resti collegato qui. Guadagni e risparmi fino al 50%. Cos'è il risparmio al 50%? Non capisco come siano legate queste due cose. Ma come, Simone, scrive? Ero su Discord, ma sono stato ignorato. Siamo al top. Ma eri mutato, Simone. Non sei stato ignorato, t'ho pure messo a schermo. Eri a schermo mentre ti facevi la barba, cioè sei stato l'argomento principale della cosa. Ma come fai a essere ignorato? È rimutato da 7 ore. Vabbè, preparatevi ad una notizia assurda a breve. Comunque non si capisce. Allora. Abbiamo diciamo ripreso un ottimo format che è stato lanciato, ma poi abortito subito, non si sa bene perché. Ma perché ogni volta rompe il cazzo. Va riportato una volta ogni tot. Sì, ci sta. Il buon accadde oggi. Bellissimo, let's go, bellissimo. Baby. La prima ondata. Allora. Cosa accadde oggi? Nel venerdì 12 aprile. Cosa accadde nel resto della storia? Ma non era una canzone. Cioè, no, era messa però da. Non vi sentivo. Ma com'è possibile, Simo? Ma poi non muovevi la bocca. Cioè, non ti ho visto proprio che parlavi. Cioè, tu non parlavi? Boh, non lo so, vabbè. Prova a rientrare, Simo. Comunque stiamo in stanza. Rientra. Ma quindi lui non sentiva noi? Ma è strano, però. Boh, non lo so. Ora si è interrotto il momento. Accadde oggi! E fammelo fa organico sta cosa. Cosa accadde nei momenti della storia? Che cazzo giorno è oggi? 12 aprile. Veramente mi incazzo, eh. Voglio che venga, beh, cosa, beh, è il momento di un vecchio format che torna alla ribalta, che è l'accadde oggi. Cosa accadde nel venerdì 12 aprile nei vari momenti della storia? Andiamo a vedere. Vabbè, innanzitutto, cosa molto importante, nel 1606 la Gran Bretagna adottò come propria bandiera lo Union Jack, che è quello che abbiamo adesso, l'incrocio, lo sapevi, che è tra la bandiera dell'Inghilterra e quella della Scozia. Io non parlo, sì. Perché? Perché ho paura che fai ripartire sto jingle orribile. È un pezzo uguale al resto della musica che mettiamo. Ovvio. Non cambia nulla. Vabbè, dai. Posto così? Fammo che posto così. Lo sapevi questa cosa? Non me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo! Però... cioè, nel senso, la cosa importante non è cos'è, il fatto è che accadde oggi. Sto per strozzare, Dave. Perché mi vuoi mettere a dura prova? Oggi è venerdì. Allora, tu lo sai, abbiamo una settimana sulle spalle, una settimana difficoltosa. Ai 15 diciamo pure il sabbaghetto 5, ai 21 Cripicerbero, grazie Stefanone. Passiamo allora un'altra notizia. Vai, dai, tra l'altro c'è scritto una cosa, tra l'altro. No, passiamo. No, metti, ho letto una cosa atroce. Cosa? Con la coda dell'occhio proprio. No, rivai sulla scheda. Accadde oggi. Rivai su quella scheda. Eccola. Guarda. Ascolta il podcast di oggi. Metti un attimo play per curiosità. Vai. È venerdì 12 aprile 2024. La Chiesa ricorda San Giulio I e San Zeno da Verona. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi.
Ah, raga, ma che credete se tipo noi sediamo e ve lasciamo questo? Vabbè, tributiamo questo a questo punto. Cioè, molto meglio. Iscriviti qui al podcast di Accadde oggi. Oggi. Vabbè, ragazzi, ma poi, ma scusa, puntare. Posso fare un Sono po' di. Minuti. Posso fare un po' di voice shaming? Shaming, no, però. Oggi è cielo a pecorelle, acqua a catinelle. E si celebra la giornata mondiale del volo spaziale. No, non ha una brutta voce, però sì, cioè nel senso un po' più depresa bene, non finta. Che dici, la volemo mettere? Spaziale umano, in ricordo dell'impresa di Yuri Gagarin che oggi... Grande Gagarin! Lo sai però, mi sembra... King! Nel 1961, per primo orbitò attorno alla Terra per 88 minuti a bordo della Vostok 1. E ora insieme al sito accaddeoggi.it vediamo... Stop, si vede che non state sentendo neanche noi in questo momento. Vabbè, per noi era bassissimo, ma non si sa per quale motivo. Allora, vediamo un pochino... qualche cosa interessante, vabbè. Con un messaggio radiofonico, Re d'Italia Vittorio Emanuele... Terzo fattualmente annuncia, King, lui è un King, sì, nel 1944 che nominerà luogotenente il figlio Umberto di Savoia, avanti Savoia, quindi cedendogli i poteri ma senza abdicare, direi anche a sti cazzi e sta sì. roba. Vedi, a bordo della navicella Vostok 1, Yuri Gagarin compie il primo volo di un essere umano nello spazio. Prima di lui, soltanto, credo, una scimmia e una cagnolina. Laika. La cagnolina Laika. E orbita per 88 minuti attorno al nostro pianeta, di cui dice la Terra è blu. Che meraviglia. Mazzate, no. Tutte cose che poteva dire sono sta cazzata. Ma era stato creato il laboratorio Gagarin, no? Ah sì? Sì, era un robot. Madonna, questo non lo sapevo. Quindi non c'è mai stato nessun uomo è stato nello spazio ancora. Vabbè, questo è ovvio. Sicuramente non sulla Luna. Sulla Luna è in dubbio. Hanno fatto tutto con Kubrick. Durante un comizio non autorizzato del deputato Missino Ciccio Franco King, ma ti rendi conto? C'era un deputato chiamato Ciccio Franco nel 1973. La unione di Franco Franchi e Ciccio Ingrassi a Milano. Si verificano scontri tra le forze dell'ordine e manifestanti che lanciano una bomba, uccidendo l'agente di polizia Antonio Gramsci. Ok, lo sapevi. No, non è lui, è Antonio Marino. Detto Gramsci dagli amici. Sono tutte robe dello spazio. Nell'81 certo, decolla. Perché erano gli anni 80, sì. No, non erano gli anni 80, accadde oggi, sono vari anni nella storia. Però qua sono tutte. Che anni 80, Gagarin, che era un po' prima, vedo. Tipo 61. Cazzo! Sono gli anni 80. 20 anni di. A parte che gli anni dello spazio, quelli piuttosto erano anni sì, 60. Sì, infatti era più anni 60, fine tipo la guerra fredda. Perché per la Luna. Sono anni 80, come se ti avessi detto, c'è stava che so, Ritorno al futuro, le mode. Anni 80. I paninari, vabbè, quelli sono gli anni 80. I famosi anni 80 della guerra fredda per la nello spazio proprio. No, ma posso dire che sto rincoglionito a mia discolpa? A mio discapito, mi sono svegliato alle 7:30, ok? Cosa ho fatto? Mi sono allenato. Tra l'altro ieri ho fatto, vabbè, sti cazzi. Comunque mi sono allenato e poi mi sono rimesso un po' a dormire. È gravissima, roba uccide, sì. Non si fa mai. Perché non si fa mai. Perché mi sono risvegliato tipo alle 11:30, poco prima che arrivassi tu, dopo quella quarantina dei minuti. Catroia. Vogliamo illustrare cosa è successo. Addio Gleziano. Vogliamo illustrare cosa è successo? No, ricordatevi la clip di Xuder che sbrocca perché la moglie accende tipo il forno e gli fa saltare tutto. Mannaggia puttana, è una cosa allucinante. Guarda, e poi la cosa che mi fa una rabbia è la lentezza di sto router. Cioè, ci ha messo, subito. Ci ha messo 45 minuti. Cioè, yes. Poi tra l'altro la cosa assurda è che quando salta la corrente in questa casa di merda, io devo uscire fuori di casa in ciabatte e devo riattivarla da fuori. Cioè una rottura di cazzo immane, una lentezza disumana. Ma siamo qui, senza layout, senza niente. Pure senza layout. Sì, mo sistemo tutto. Lei intanto legga, improvvisi, faccia qualcosa. Ma tu lo sai che io non mi faccio problemi. Proviamo a riattivare il layout così. Eccolo, perfetto, ci siamo. Allora. Sì. Fateci sapere se voi siete qua, se ci vedete tutto quanto. Sì, allora, sì, ci stanno sti coglioni. Parliamo di spazio. Ah. No, mentre noi cercavamo di andare nello spazio... Costantemente, da sempre, soprattutto Cerbero Podcast presenta. Oh.
niente, layout non c'è sta, va bene così, e niente. Vabbè, vabbè, diceva. Allora, ma sì, come è possibile che la corrente che è andata via abbia compromesso il layout? Cioè, è una roba software, non è una roba... Beh, vabbè, ce lo sta, ce lo... Comunque, sì, volevo fare questo bel cappello introduttivo. Mentre noi cercavamo di andare invano nello spazio, perché non ci siamo mai stati, se non dei robot, costantemente dagli anni, ma sempre, da sempre, dagli anni 50 in poi, da ci sono sempre persone che dallo spazio visitano noi. E questi, sai chi sono, eh? Caro mio amico Davide Marra, sono proprio loro, gli alieni. Ah, pensavo gli ebrei. Non vengono dallo spazio. Beh, però vengono da una terra che comunque è stata promessa loro. Eh no, non vengono da lì, cercano di andarci. Però, attaccandosi, cioè, ad ogni mezzuccio. Stiamo andando un po' oltre. No, vabbè, dico, no, torniamo a parlare di alieni, che tanto Netanyahu, tanto degli alieni se ne sbattono poi il cazzo tutti. Ah, Netanyahu, io ti dico questa cosa. Vediamo un po' se c'hai le palle sotto. Una sfida regolare, uno contro uno, sul ring, io contro di te, e decidiamo questa cazzo di cosa della Palestina. Se tu no, ti puoi allenare come ti pare, col Mossad, quello che vuoi. Se vinco io, giù le mani e smetti di rompere i coglioni. Io rilancio sfida a Tekken. Secondo me è forte. Capirà, eccala. Salutata la striscia di Gaza. Madonna mia, c'era una possibilità di riprendere sesto territorio. Campione imbattuto, ma King. Ma campione imbattuto di cosa? Battuto due volte ma su due. Ma Netanyahu, è stato campione con regionale per 10 anni, porco due. Gioca Tekken. Armor King, è un pro. Secondo me gioca a Yoshimitsu. Ti sei fatti i cazzi. Bella tua. King, per 15 mesi dagli e treno. Madonna mia, comunque vabbè, fammi sapere, Netanyahu. No, non saltiamo gripi, tranquilla, Anto. Comunque, no, stanno, stasera ci sarà Tech. Ci stanno parecchie ragazze che stanno fissa col Creepy Cerbero. Cioè, è stato tipo un lutto nazionale venerdì scorso. Guarda, il ma Creepy come? Cerbero è non iconic. C'è Creepy Cerbero, io come faccio? È iconic. E infatti torneremo questa sera con un ospite speciale, oltre a Pela, ovviamente. Pela, vabbè, l'ospite speciale. Allora, Whoopi Goldberg crede negli alieni e dice addirittura, non soltanto io ci credo, ma dice sono già qui. Non so se si riferisce agli alieni o a lei, nel senso che io sono già qui. Beh, considera lei che anche il sergente qui è già qui, perché è appena entrato con i desk, presumo per sistemare il layout. Ma il sergente è un alieno. Il sergente è un alieno ed è facilmente triggerabile per queste cose, no? Ma dico, cioè, il sergente giustamente va in bestia, avendo lui, diciamo, una sorta di disturbo ossessivo compulsivo. No, non che però capisco in parte, eh. Giustamente dice, ma dice, posso mandarli avanti così, rovinati come cazzo stanno? Non è che se... Quella è andata, perché è andata via la corrente, capito? Non è che mo lo puoi ripristinare così. È sparito per sempre. No, devi fare un intervento sull'impianto, deve venire l'Enel. Farebbe ridere che è sparito per sempre il layout mangiato dalla corrente, tipo roba alla Ghostbusters, capito? No? Con i flussi. Che era quel film, quello con Jim Carrey? Che, oddio, che lui faceva... l'impiegato da tipo il manutentore della corrente e si infilava tipo lui passava attraverso la corrente. Che cazzo Jim è? Jim Carrey. Era con Jim Carrey, ma che sto impazzì? Amo, c'è sta in i desk, porco il dio. Non puoi vedere niente. Sì. Mi dite se c'ho un ricordo fallato o se sto a mischiare due cose insieme. Ma non era The Mask, no? No. Il rompiscatole. Ah, porco due. È una roba mezza sì, sci-fi. Sì, perché c'era quel classico cliché che c'era in molti film degli anni Ottanta. tipo, che ne so, a roba della corrente, che tipo anche What Women Want, non so se te lo ricordi. No, quello con sì, c'è la corrente. Ma sempre ci stavano queste cose. Che lui praticamente tipo piasco e diventa frocio. Con le calze a rete. What Men Want, Mel Gibson con le calze a rete. E io mi ricordo solo che quella scena di lui che si addobba nella vasca. Che cazzate. Battute da bar. Vabbè, torniamo a parlare di questa, va. No, vabbè, però quello del rompiscatole era più del semplice cliché. Era proprio una specie di horror thriller di lui che sì, riusciva a entrare in casa tramite la corrente. La roba sì, fa troppa paura. C'era pure un film tipo, come si chiamava? Electroshock Shocker di Wes Craven. C'era, ha fatto tanta roba bellissima, anche un po' demonnezza. Un po' demonnezzina, ma questo non era così male. Era una specie, era tipo uno slasher di sto tizio che però passava tramite l'elettricità.
mi ricordo delle scene in cui tipo stavano in programmi televisivi perché entrava nella TV tramite la corrente. Madonna, come si chiamava? Shocker, sotto shock, elettroshock. Non mi ricordo. Vabbè. Chi ha copiato chi? No, è una roba degli anni '80, sì. Oggi sono gli anni '80. Elettrocrepe, sotto shock. Vabbè, dicevamo, Whoopi Goldberg, attrice tra l'altro famosissima soprattutto in negli che anni, anni? Negli anni '80, ragazzi. Mamma mia, soprattutto con Ghost, film che merda, insomma, film, sì. È il primo film in tremendo, cui lei si brutto, fa diciamo fa del sesso vogliamo dirlo saffico. Sì. Comunque è un film del merda, vero? Se può no, dire. Questa a me piace molto, Fantasma. Oh, my love, my darling. E te ne mette così, fai il tornio. I hope you found your touch. Sambone mulino. Risponderebbe così. Allora, oh, grazie per questi 5. Senso, però ci stava benissimo. Grazie per questi 5, Franco. Cioè, c'è sta lui che col tornio fa una bottiglia di Sambucone Molinari. Sambucone Molinari. Un arrivo. E come gli piace? E come gli piace? Comunque, che durante dice? Il suo show The View è solita rilasciare dichiarazioni che fanno molto discutere. Questa volta il nodo della discussione è stata l'esistenza degli alieni. Ospite dell'ultima puntata è stato infatti, dicevo tu, beh, famosissimo, Il grande Kumal Nanjiani. Certo, Kumal Nanjiani. Chi ha o Nanjiani, credo si legga Kumal Nanjiani. No, credo si legga, no, credo si legga così. Questo è in madrelingua. Ah, ok. Che ha parlato scherzosamente di come fosse convinto dell'esistenza di qualcun altro nell'universo. Aspetta, fammi vedere se stiamo in stanza. Sì, stiamo in stanza live. Ok, vai vai. Non so se chiede ai fantasmi. E ovviamente lui ha portato l'argomento fantasmi proprio in onore di Ghost. Vabbè, ovvio. Oh, c'è qualcuno nello studio? Bello Klingon. No, mi non sa che era entrato nessuno. Simone, perché ho visto che ha scritto un chat. Vabbè. Ok, però è subito. Sì. Ma non ho mai avuto un incontro o qualcosa del genere. Però credo agli alieni. Penso che stiano aspettando che facciamo un po' di pulizia, in modo che possano venire qui e dirci che stiamo davvero incasinando le cose. Beh, forse si può dire che è il metodo più qualunquistico di parlare di alieni, questo. Che vuol dire? Facciamo un po' di pulizia, venire qui e dirci che stiamo davvero incasinando le cose. Vabbè, ce lo possono dire pure adesso. Cioè, non nel senso è che devono aspettare che facciamo pulizia, perché sennò... Eh no, mica lo potremmo di noi, Cioè, ma sono gli alieni, non è tu madre che ti viene a trovare a casa e tu vivi da solo da pochissimo e tu te devi sbrigare a pulire, che poi dici, però qua questa casa è un casino. Cioè, che cazzo vuol dire? La mia madre è un'aliena. Sì. Cioè, non ho capito. Ha scherzato Nanjiani prima che Goldberg. Ah, madonna, c'era Goldberg pure. Grande. Porco due. Top. Se stava a cagare sotto, Porco Nanjiani. Porco due, come si chiamava la mossa sua? La Goldman Suplex. La sì. Goldman Suplex. Sì. Non me la ricordo. Vediamo un po'. Non mi ricordo. Questo è importante. Ci voleva Gianluca, vedi? Qua Gianluca avrebbe stato Goldberg. Io ieri ho pulito la doccia. Ah, finisher. Se pulisce pure la doccia. Mazza. No, la Jackhammer. Ecco, me la ricordavo. Cioè, mo me la sono ricordata. No, non me la ricordavo io. Però ci giocavo a quel giochetto, Bello. Cioè, nel senso, c'era anche nella realtà Goldberg. No, ma va. Ah, dici che è un'esclusiva del gioco? Certo. Ah, ok, ma io ero convinto fosse. No, non esiste. E poi quando lui è arrivato nell'universo vero di WWE, ovviamente era un attore che si è pagato preso ad interpretare attore pagato. Il personaggio del gioco. Certo, certo, vabbè, certo. Pagato ovviamente. Vabbè, c'è un sacco di soldi. Attore pagato. Allora, parlasse delle sue scoperte. Quindi Whoopi Goldberg ha detto, sì, ok, tu dici per scherzare, ma io lavoro per non stare con gli alieni, giustamente, perché fanno paura. Un Nanjiani sbalordito si è dunque rivolto alla Goldberg per ulteriori informazioni. Anzi, no, dice, lei dice, sono già qui, dice la conduttrice, sono qui da un bel po'. Lui sbalordito dice, ma dimmi un po', cioè, dimmi un po', spiegami un po' di più. E come mai sai tali informazioni? A quel punto la co-conduttrice, Sarah Haynes, ha cercato di drammatizzare dicendo, tranquillo, Whoopi non ha preso gli psicofarmaci stamattina. No, questo sono un po' condito io, ma penso il significato fosse quello. Tranquillo, Whoopi parla ai fantasmi, non agli alieni. Vabbè, quindi sta dicendo comunque un po' quello che ho detto io. Sa manco lei quello che dice. Stava a dire, non ci capisce un cazzo questa. E
il film era Ghost, non Alien. Lei ha fatto la battuta, no? Ha fatto la battuta, ti ricordi quello? C'è stato un attimo di scompiglio, la co-conduttrice è stata accompagnata fuori e licenziata ovviamente dopo questa battuta. E dopodiché sono tornati all'argomento principale. E poi se ci pensi, Ghost, anni 90, però comunque scritto negli anni 80. Ma certo, è uscito nel 90, quindi sicuramente scritto e anni girato 80. Negli anni 80, certo. Quindi tutto torna. Questa non è la prima volta negli ultimi mesi che Whoopi Goldberg parla di alieni. L'anno scorso, durante un altro episodio di The View, ha detto di credere da molto tempo agli alieni, che sapeva che erano reali, molto prima che il congresso tenesse le sue udienze rivoluzionarie sulla conoscenza del Pentagono di ciò che chiamano fenomeni anomali non identificati, oppure WAP. WAP. Già a Napoli spesso poi c'era tipo il modo di dire sino WAP e cartone, che era come per dire sei una persona aliena al mio modo di pensare, insomma così, macista. Vero. Di zona. E, questo, vabbè, ok, non so perché tutti gli altri siano rimasti così sorpresi, non siamo gli unici nell'universo, semplicemente non lo siamo, ci sono più cose, ma non è una spiegazione, cioè non siamo gli unici, semplicemente non lo siamo. Dovresti dirmi un'informazione in più, ripeti quello che hai detto prima, bravo Upi. Ci sono cose più, ci sono più cose in cielo e sulla terra di quello che noi conosciamo. Esiste tutto ciò che ancora io non riesco a immaginare. Tra l'altro poi ha rilanciato il buon Morgan. Riccardo Zero. Dobbiamo stare in guardia, perché questa è la natura di essere terrestri. Succederà, è già successo in passato e per adesso stiamo bene. Vabbè, quindi la solita roba, stare attenti, un po' come diceva sempre il tizio Francesco là. Dotti. Che diceva? Dicevo un po', dicevo con la voce di Francesco Dotti, tra l'altro. Francesco Totti. La diceva questo? No, questa è la canzone di Bello Figo, però cantata da Riccardo Inter. Ah, devo... Francesco Totti. Ma la pronuncia è la stessa anche di Bello Figo. Eh beh, certo, so fratelli. Non so se lo sapevi. Sì. Non so se ti ricordi quando Totti disse... Sì, ricordo anch'io quando Totti disse te la doppio. Diciamo un po'. Io rispetto, no, questo è il conoscitore. Rispetto, rispetto de facto l'omofobia. È bello, il nuovo, hai mai sentito il nuovo de facto, l'ultimo in ordine? Non ancora, però ho visto un video che ho linkato. Difetto. Un video bellissimo che si chiama Mio rapporto con una P puntini 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 tra parentesi era il 2012. Ma state tutti fuori argomenti tipo aneddoti vecchi. 2012, però comunque si parla degli anni 80 fondamentalmente. Il Capitone. Franco De Luca, il Capitone. Bravo King. Franco. Dai, passiamo alla prossima notizia, su che ci avete rotto il cazzo, Allora, oddio mio, mamma mia, è tornato, È tornato. Vai. Con notizie grevi. Ma le chiudi le schede che vediamo. Porco Dio, sì, io sta cosa ti giuro la odio. Non è vero, guarda le ultime due. Accadde oggi. Vabbè, giusto quello. Guarda la Goldberg. Madonna, anzi, guarda questa cosa. Te sei proprio un precisino. Non è precisino. Io come faccio? Ci stanno 70 schede aperte già. Ma tanto tu ne devi leggere una. Che tu guardi in sopra. Devi guardare certo qua. Intanto chiudi quelle utilizzate. No, pure Simone è così, per giuro non gliela faccio. Secondo me Mr. Marra porco è un po' duo. Precisino. Ma non è questione precisino. Ma se io ho 10 schede allora a schermo, cos'è? Ma le potrò levare, porca madonna. Almeno quando io. Perché tu compulsivamente guardi il sopra e non guardi il sotto. Ma che vuol dire? Ma per andare nel sotto dovrò leggere il sopra, no? Nelle donne guardi solo le zinne, non guardi mai la fica, perché guardi vabbè, il sopra e non guardi il sotto. Fa schifo, sì, la fica è sopravvalutatissima proprio, cioè è una roba che sta lì e ficchi così. Ah sì? Ma sì, ci però dica un po' di più. No. Che argomento ti volevi andare a inginepare? Vi avevo avvertito giorni fa, sarebbe tornato. Lo so, vabbè, ma vedremo. Questo diciamo è tornato. È tornato. Ah, ok. Io intanto io mi preparo, no, ragazzi. Mannaggia la puttana. Comunque fai già esercizio. Certo. Conta che lui ogni giorno si attacca dei pesi al polso e fa almeno 100 ripetizioni per certo essere il più veloce possibile. Tipo Vegeta. Bravissimo. Elon Musk. Cosa ci dice Elon Musk? Virgolettato.
l'IA o AI sarà più intelligente di qualsiasi uomo. Questa roba è... Già adesso, tipo. Vabbè, ma come si dice? Ragazzi, qual è il contrario di misogino? Il contrario di misogino? Non esiste. No, ma cazzo, mi sfugge il termine veramente. Non esiste, sì. Misantropo. Misandrico. No. No, misantropo, misantropo è tutto. No, sì. Il contrario è frocio. Madonna mia, ragazzi. Oddio, che era che rendeva così. PGN. PGN, però è un po' più acuto. E chi è Divo che le uno lo sa. Quindi pure Giulie, cioè, ridono così. Vabbè, comunque. Dove bella è? Kings, ho okay, appena sarebbe... preso l'aereo per Trapani. Grande King. Queen, anzi, Queen. Vabbè, grande. Ma non ha senso, scusa, è fra più di un mese il party. Ma intanto si è preparata lei, è andata già sul posto. E che cazzo combina la Vabbè, è bello, è Trapani, Sicilia, punto esclamativo biglietti. Ma che cazzo hai fatto? Vabbè, ma che è? Ma sta un po' in Sicilia nel frattempo, no? Che fai? La butti via? Ma magari ci potessi andare io in ma Sicilia. Ma è pericolosissimo in Sicilia. A Calla. Mannaggia, miseria. Vabbè, comunque... Vabbè, mica va a Palermo. No, no, allora... a Calla. No, dico, è importantissimo. Ma se... quelli di Palermo verranno al nostro evento, no? E infatti c'è la sicurezza armata, ma dico, se vai a Palermo, sai cosa è importantissimo non fare mai? Madonna, chiedere, che bumerata. Chiedere lo scontrino? Chiedere no, la fattura? No, se vai a Palermo, e lo sanno in chat, sì, questa è una bumerata. Vai. Ditemi un po' cosa non devi mai fare a Palermo. Fare dei vizi di forma virtù. Mi aspetto un coglione. No, se vai a Palermo, non toccare le banane. Perché? Bravo, qualcuno l'ha già scritto in chat, bravo. Vabbè ragazzi, vabbè ragazzi. Già puttana. Non veramente non sai perché. Non so perché non mi sono già è legato una corda al collo. No, è una citazione da un film di quel coglione dei Benigni. Appunto. Vabbè. Appunto, sì. Era un modo per poterlo tirare in causa e sfereggiare, no? Comunque, cosa dice Elon Musk? Dice che entro la fine del 2025 l'intelligenza artificiale sarà già più intelligente di qualsiasi uomo sulla Terra, anche di lui. Allora, di lui ci vuole poco, di me ci vuole un po' di più. In generale, già sono più intelligenti per certe cose. Cioè, hanno alcune abilità. Sì, capacità di calcolo, logico-matematico, cioè spacca per culo. No. Infatti voglio sapere poi, che intende. Bravo, che intendiamo per intelligenza? Le solite cazzate, no? Ci sono vari tipi di intelligenza. Intelligenza sociale, intelligenza emotiva, l'intelligenza... Ne parlavamo proprio l'altro dì. Sì. Con chi? Con Anna Zafesova, ovviamente. Sì, vero, e Lundini. Tanto Lundini abbiamo... male, lo incontri ovunque. Mare, non ti uccidere, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te, Maria. Basterà salvarne soltanto il cazzo di Mr. Marra, come Rasputin, no? Metterlo in salamoia. Nonna Rasputin. Vabbè, comunque, che dice sto coglionazzo? In che anni era quella canzone? Anni 80, sì, assurdo. Ma infatti già negli anni 80 dicevano sta cosa dell'intelligenza artificiale, eh? Mi sa mezzo sì. Allora, durante un'intervista trasmessa in streaming sulla piattaforma X... ex Twitter, tra l'altro, Elon Musk ha previsto che entro la fine del 2024 l'umanità assisterà all'emergere della cosiddetta intelligenza artificiale generale, AGI. Ma non ci può venire al Cerbero Elon Musk? Un po' venire. Allora, io gli ho scritto settimana scorsa, ha visualizzato, ma mi ha detto dopo ti rispondo, poi niente. Mazzo, sono tutti così sti miliardari, no? Mi sa che stava a scopà lui però in quel momento, quindi poi si è scordato. Con una macchina. Con una punto mi stavo ficcando il cazzo dentro giustamente. Vabbè, perché ogni tanto bisogna cambiare, capito? È come quando stai con una fregna. Esatto, la gente tanto... dice ma come fa a tradirla, ma come fa a tradire quella, questo. Vabbè, se tradisce pure amore, ma che vuol dire? Non è che tutti i giorni mi posso mangiare caviale e champagne, cioè ogni giorno ogni il tanto, panino capo ogni tanto il panino fa. Da uzzozzone me lo voglio mangiare, no? Mamma mia, bravissimo. Una tecnologia più intelligente di qualsiasi essere umano. È bello lo stoicismo con cui io cerco di andare avanti gli articoli di tutto in vacca, però
è un po' anche il life motive. È la bellezza del Mezzogiorno di Fuoco. Certo. Allora, con l'anonimo AGI viene spesso definita una tecnologia di intelligenza artificiale capace di ragionare con l'intelligenza tipica dell'essere umano o anche superiore. Si tratta di un progresso ritenuto inevitabile da tutte le realtà esperte in materia, ma non c'è un consenso generale sulle tempistiche entro cui la prima AGI verrà distribuita al pubblico. Dice che lui, Elon Musk dice che arriverà entro la fine del prossimo anno. Nella sua audace previsione, come tante altre che ha cannato proprio alla grande. Quante cazzate dice Elon Musk? 7-8 al giorno. Tipo l'altro giorno io sono stato blastato da Marta. No. Perché praticamente sono imboccato al telefono e gli ho fatto: oh, ma hai visto sta roba del Neuralink? Non è che niente, entro una ventina d'anni riuscimo tipo a giocare con la realtà virtuale con i videogame, proprio tipo essendo calati in un mondo che pare che se stiamo a muovere noi. L'ha fatto te capire, Elon Musk è un coglione, giustamente. Cioè, ogni volta che dice una cosa si rivela una cazzata. Pure la Tesla sta andando male, hanno ritirato un sacco di Tesla dal mercato. No, vero. Quello sì, però io in Neuralink ci voglio credere. Ma io ci voglio credere. E tu? Questa non è facile, eh. Dai, ce l'hai, ce l'hai. Il titolo sembra essere... Vai. Convivendo con un vecchio. Di Biagio Antonacci e Whoopi Goldberg. Bravo. Host del film anni 80. Alien. Alien, due punti, alieno. Perché ti farebbe ridere. Alien versus Ghost. Madonna, sai che scontro fra titani? Però nel senso del fantasma non lo puoi proprio fisicamente colpire. Tecnologia aliena, qualcosa. Mi è piaciuto questo sospiro. Vabbè, detto è questo, un casino, però se potrebbe detto va. Questo. Allora, il virgolettato di Elon Musk. La sì. Mia ipotesi è che avremo un'intelligenza artificiale più intelligente di qualsiasi essere umano, probabilmente verso il prossimo anno. Vabbè, per il virgolettato dice la stessa cosa di prima. Sì. Ancora una volta audace, il fondatore di X AI, noto per le sue opinioni polarizzanti, ha sottolineato il rapido progresso dell'IA, descrivendo un aumento esponenziale della capacità computazionale dei sistemi dedicati all'apprendimento automatico. Questo stesso fattore potrebbe comunque limitare le previsioni di Musk, con eventuali problemi di approvvigionamento energetico che potrebbero rappresentare un ulteriore fattore di ritardo per la tecnologia. Cioè, nel senso, quindi ormai sono diventate così all'avanguardia quelle su cui stanno sperimentando che addirittura non gli basta l'energia per mandarle avanti. Quindi sì. Cosa dovranno fare? Dovranno tipo attingere a tutti i nostri sistemi energetici? Vabbè, il limite è realmente quello. È un limite, diciamo, energetico. Cioè, quindi diciamo che l'uomo è una macchina incredibile biochimica, se riesce certo. A mandare avanti questo cervello a così voglia. Evoluto. A voglia. Certo, potevamo averci un po' più di massa muscolare, un po' meno di massa grassa, di base per sostentamento. Io sacrificherei pure un po' di cervello per un po' di massa muscolare in più. Onestamente sì. Onestamente sì. Mi fregherebbe proprio un cazzo. Ci vorrebbe essere un coglione, capiccio in cazzo. Però bello jacked, bello pompato. Sì. Ma tanto insomma. Tipo, che ne so, Danny Lazzarin, dici? Vogliamo scherzo, bene a Danny, Danny. Vogliamo bene. Lo sai che c'è, che sei il primo grosso che mi è venuto in mente su YouTube. No, ma poi diciamo che io Danny l'ho sveglio. L'ho sempre stimato in quanto YouTuber, mi ho sempre tagliato con i suoi video. È una persona più intelligente che muscolosa. Bella questa. Ma che è? Che sei cosa? Berlusconi, ma cazzo. Non è male questa, eh? Il signor Danny Lazzarin è più intelligente che muscoloso. Però non lo so fare. No, che però in questo caso, cioè, è detta diversa come lui. Beh, cioè, certo, così non è un insulto. Comunque lo sai che c'ho tipo... Che è più bello che intelligente. C'ho tachicardia da stamattina, cioè sento proprio... E quello è sintomo, diciamo, di omosessualità. No, ma sto preoccupato perché porco due mi sento proprio... C'è una roba, un dolore qua, e poi c'ho tipo battito cardiaco rapidissimo. Greve, sì, però no, non mi è greve quando ti fa male il braccio. Sì, anche dolori al petto sono grevi. Ma non mi dico così, sì. No, è così da stamattina. Fate controllare. Dove cazzo vado? Che dove cazzo vado? Da medico de base, pronto soccorso. Di pronto soccorso starei là, cioè mi danno codice, no, verde, bianco. Ah beh, ho capito, però intanto se muori, muori lì. Che cazzo ho risolto? No, vabbè, no, mo, così mi smaltiscono prima. Al di là delle cazzate. No, devo intanto ho sparato solo cazzate oggi. Dolori al petto, tachicardia. Non c'è se scherza su queste cose.
Mo non è che devo fare la nonna della situazione. Non mi succede spesso. Forse potrebbe essere quello del reflusso gastrico, io ne soffro, quindi potrebbe essere quello. Vediamo. Vabbè, mo non ti agita, che tanto poi è peggio. Però de base un controllino male non fa. Così diceva Elon Musk almeno. Sono un paio d'anni che non mi faccio elettrocardiogramma, quindi ci dovrei andare. Un paio d'anni, sì. È un'analisi che non faccio mai, faccio l'analisi del sangue io. Tutte sei un bel pazzo, no? Ma salute, fai elettrocardiogramma ogni quanto? Ogni giorno. Ah, madonna, cazzo sei? Neuralink. 50 cent, da attaccare al soffitto. Con Neuralink. C'è Neuralink. Che te monitorano. Una... Vabbè. Allora, c'è chi ha già definito pazzesca la previsione di Musk. Basti pensare alle promesse. Ecco, questa roba. Bravo. Come Marta blastò me. Grazie, Raffaele. Le promesse non mantenute sulla guida autonoma di Tesla, per capire come sia visionario quanto inaffidabile. Il dibattito. Allora, ma secondo me è più che inaffidabile, semplicemente cioè fa delle previsioni troppo ottimistiche. Comunque, parliamone di guida autonoma di Tesla. Parliamone. Perché io ne poi sono dei volanti ne so parecchio. Dei volanti? Sì, sì. Perché? Perché dei macchine non troppo, dei volanti sì. Di macchine volanti? Sì, sì. Ma tu l'hai mai sperimentata? Ci sei mai stato su una Tesla auto? Cerbero Podcast presenta. Cioè io voglio fare il cambio scena per levare il bollino inutile che ha rimesso il sorgente, perché non esiste il bollino su Mezzogiorno di Fuoco e succede questo. Comunque no, sì, non ci sono mai stato, anche perché... In Tesla ci sei stato? Mi sa di no. Ma stavo anche a Milano. Ah no, Tesla taxi. Uber, sì. Okay, sono stato più volte in Uber e fanno belli cagare, devo dire. A me la trovo comoda la sì, Tesla. Cioè, allora, sì, è comoda, mo cazzata a parte. Però per esempio alcune hanno... una portiera difficilmente apribile. C'hanno un tasto stupido. Ah, madonna, addirittura? Sì, fateci caso, raga. E una volta mi sono messo anche a discutere con un autista di Uber dalla macchina, perché sono gli autisti che non riescono a stare zitti, i miei proprio odiati. Ma quello pure è colpa della Tesla, eh? Quello è colpa della perché Tesla. Perché devono cagare il cazzo quanto è bella la Tesla. Sargo, capito? Sargo. Questa nuova, non so in che modo diciamo sia riuscito a mettere nell'equazione della conversazione che non volevo assolutamente affrontare la sua nuova Tesla lavorativa. Perché così, perché costicchia, però insomma, se meglio, io mi trovavo meglio comunque prima, sai, col cambio manuale. Tu devono dire a tutti i tutti, costi. Così, cos'è, perché quello, cioè... E io faccio, vabbè, ma in generale, come, ma no, non è male, non è male, per carità, perché comunque... Questa è la mia descrizione dell'esperienza in Tesla. Ok, io prego. Ce n'ho avuta... Questa cammina, Ce n'ho avuta una, vabbè, c'ho stato in varie Tesla, soprattutto a Milano, poi ho fatto dei taxi e degli Uber... Però sono stato, una volta stavo in tour in Norvegia e ci viene a prendere l'organizzatore con una Tesla. Da quella un po' più, versione un po' più sportiva. E stavamo in autostrada, quindi la sperimentazione che ho fatto non ha previsto curve. Se non, cioè non curve a gomito, insomma, giusto la strada che curva un po', perché è una strada molto, molto tranquilla. E il tizio ci ha detto a un certo punto, mentre stavamo a metà strada, questa Tesla fa... Volete provare la guida automatica? Quella è il pilota automatico. Ve faccio un attimo vedere. Francamente no. Noi siamo guardati e ho fatto che cazzo ne so. Vabbè, ma tanto è easy, sta strada quasi tutta dritta. È il giorno in cui okay. Sei morto. No. È andata molto bene, però è stata diciamo un'esperienza abbastanza segnante. Lui c'ha una specie questa versione c'ha una specie di sulla plancia una specie di tablettone gigante, okay, così integrato, okay, nella macchina. Beh, attiva sto pilota automatico e lui si gira, comincia a chiacchierare con noi. La macchina effettivamente andava da sola, cioè non usciva dai cose. Siamo stati 10 minuti, non di più. Però paura, Potter? Mi sono cagato. Tutto cacato. Zio pure. Guarda Daniele. Non mi fido ancora. Guarda Daniele, che cazzo. Non è proprio un pilota automatico, esatto. È una roba tipo. C'è più tipo dei sensori che non ti fanno uscire di strada e utilizza il navigatore per seguire insomma la rotta, però non è proprio un pilota. Guarda Daniele che scrive, ma quindi in Italia usate gli Uber? Daniele mi fa ridere perché starà tipo in una città di merda, però stando all'estero si sente più figo di noi. Giustamente poi, No, fa bene, allora Daniele, il fatto è questo, in Italia usiamo Uber, bah, due città, Roma e Milano. Questa è la risposta. Ci sta tutto, e Foggia pure. Oh.
Questa è una bella interpretazione del giocherigno, eh. Infatti, sai perché l'ho fatto? Perché ho letto in chat 4 emoji pagliaccio. E ho detto, ok, qualcuno che mi sta insultando me la piava bene. Invece no, era una scusa per scrivere: Marra, hai visto il trailer di Joker? Allora, lui e io ti rispondo sta no. Sta questo nuovo video su no. della nuova sua canzone. Sì. E ha fatto uscire tanto il trailer. Ok, ma quello con la di Gaga? Ma che è quella di Gaga? Sì, sì. È il follow-up di Boom Baby Bye. Ma è fit la di Gaga. Non Madonna, hai visto? Quella vera? Certo. Sì, ma Joker mica è uno qualunque. Ma non ho capito, Dexter può fare video con Cristiano Ronaldo e Joker non può fare un video con la di Gaga? Sai cioè, che con la logica Blur... mi hai sconfitto, incredibile questa cioè, cosa. Cioè Blur con Piqué e Joker non può fare una roba con Lady Gaga. Cioè, ma hai sconfitto con la fredda logica, sei una macchina. Rendi conto, cioè, quel coglione dei Rovazzi è riuscito a fare collaborazione con Will Smith. Vogliamo dire Rovazzi sopravvalutato? No, beh, ovviamente coglione era per citare Corona. Però, no, però certo. Corona non aveva utilizzato coglione, aveva detto Rovazzi... Perché mi piacciono sempre le espressioni beta, mi sa che l'ha no, definito. Mi piacciono so io che sempre... viaggio con la fantasia. Sì, okay, sì. Okay. Le espressioni di Fabrizione, non me lo ricordo. Non mi ricordo. Però ho visto. Però che... c'è un bel baffetto, devo dire. Un bel baffetto, Rovazzi, simpatico. Secondo me dovrebbe reciderne le parti laterali e là sarebbe. Proprio... Sarebbe al top, no? È simpatico, Rovazzi. Sì, sì, sì. Ho sì. visto che fa. Ma faranno... poi gli se vuole bene. Un bravo, ragazzo, bene. Un bravo ragazzo, comunque. Ma quello, cioè, per forza. Bimbi. Sì, sì, ho visto che farò un podcast con Mazzoli. Allora, prossima notizia. Prossima notizia. Vediamo un pochino. Tre. Ah, questo è interessante. Non dico due. Tre non cose. Dico quattro. Tre cose che forse. No. Più una. Beh, sei caduto. La particolarità di questo titolo è tre cose più uno. E poi sarebbe più una. Posso che fare forse un non sapete gigante. Su Fabio Rovazzi. Aha. Il cui corpo è costituito non di carne vera, di vera materia, ma di carne sintetica. Esatto, perché lui è un po' non coltivata, in quel caso proprio sintetica proprio. È un po' un sintetico. Esatto. Tre cose più una che forse non sapete, però magari le sapete perché essendoci il forse è ipotetico, sulla carne coltivata. Tu le sai o non le sai, tra l'altro? 100% le saprò quattro. Pure il più uno. Sì. Dai, allora ti faccio questo quiz. Vai. Le racconta per Wired Italia un'esperta del tema, autrice di Carne coltivata, la rivoluzione a tavola. Che cazzo di nome è? Che cazzo di nome è? Esatto. Ma torna a fare i libri. Ma fai i libri. Il nuovo titolo della collana Icaro di Fandango, ma quante cose di Fandango dedicata alla neuroscienza. Mamma mia, ancora con Fandango stiamo in Italia, stiamo belli a pezzi. Facciamo Fandango! Ok, negli ultimi anni le mutande. Mutandis mutandis. Le domande, perché ho letto la mutande? Quarta vi lascerà senza parole. Ok, le domande su ciò che finisce ai nostri piatti sono notevolmente cambiate. Mentre per le generazioni passate si trattava principalmente di una questione di gusti e disponibilità finanziaria e geografica, oggi sempre più persone pensano alla salute e alle implicazioni etiche, politiche e ambientali legate alla scelta del cibo. Io mi ricordo pure un altro periodo buio, che, dei primi 2000, fino anni 90. Anni 80, mi sa. Una mucca pazza. Ricordi che ma cazzo lo sai che... di isteria Bravo, di massa? Lo sai che ci stavo pensando l'altro giorno... Non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, quando abbiamo parlato... Ieri, quando abbiamo parlato delle pandemie, dei nomi, tipo la dengue, il dengue, dengue basta. Ormai nessuno pensa più alla mucca pazza, se nomina pochissimo. La mucca pazza, la cosa che mi fece più paura. Ti ricordi? Oh? Cioè, il McDonald's non ci si poteva più non si comprava più carne proprio in generale, ma anche il pollo tra un po'. C'è stato un feeling paura. Molto simile a quello della quarantena. Porca troia, sì. Cioè ogni giorno tu pensavi, calla, mi sa che oggi ma io. Comunque ero piccolino, anche internet non era, non era come oggi. Quindi, capito, c'era tipo sto passaparola, mucca pazza. No, poi ne parlavo. Guarda, era lo faceva stesso paura tipo, poi come definizione. Lo stesso cioè. Tipo di taglio informativo che c'era adesso con le pandemie. E in più c'era tutta anche la wave dei negazionisti. Quelli dicevano: certo, Fiorentina, certo, ma certo. Non me potete levare Fiorentina, sì, ma sì, la sì, 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 sì. Però faceva molta paura, devo dire. Porco due. La mucca pazza, ma proprio
Ma non lo so perché, come, anche come immagine, cioè tipo un, una specie di libro alla Piccoli Brividi, tipo sta mucca che a un certo punto impazziva completamente, capito? Non so, uccideva altri suoi simili. Ma ti ricordi i video che giravano queste mucche in preda tipo a convulsioni? Che faceva paura e l'hanno comunque, è stata un'altra grossa manipolazione dell'informazione per instillare terrore, per influire sull'andamento dei mercati, anche insomma dei prezzi della spesa, queste cose qua. Quindi è stato un fenomeno molto simile che ci siamo dimenticati. È assurdo come noi viviamo ogni momento storico con cose particolari, così come se fosse l'avvenimento che ci segnerà a vita, ma poi inevitabilmente dopo qualche decina d'anni te lo scordi perché succedono così tante cose. Cioè mi ha segnato, ma in effetti io prima di leggere quest'articolo mi è ritornato a mente oggi, ma so tipo almeno 10 anni che non ci pensavo al concetto di mucca pazza. Che commento è? Sì. No, è vero, ci ho ripensato l'altro giorno. Mi piace proprio il discorso, faccio il discorso attivato, tutto così spiaggiato. lo fanno. Che cazzo. Oggi è un casino. Oggi quei 40 minuti di sonno. Oggi sto cotto, ragazzi. Si stanca riposando. È gravissimo. Sì, è vero, ti giuro. Cioè, ieri mi sono allenato. Ma lo fanno. Ieri mi sono allenato 3 volte. Ma perché? Ma no, ti giuro. Chiedi ad Alex. Mi sono allenato la mattina che ho fatto cardio. Poi siamo andati a fare la live, sono tornato qua, mi sono fatto allenamento coi pesi, poi sono tornato ieri, ancora mi ho finita la live, manco mi ricordo, all'11:30 mi sono rifatto un po' di cardio. Ma perché? Tra l'altro stai squartato, c'hai la percentuale di grasso. Follia, e stavo una crema tutto il giorno, super attivo, porca troia, quella mezz'ora di merda a dormire, ma sfonnata la giornata. Potresti aver sviluppato però una sorta di fomo da allenamento, perché io avevo sta cosa nel periodo in cui sono stato proprio mega, diciamo, in linea con gli allenamenti e dieta, a un certo punto cominciavo a fare più sessioni di allenamento giornaliere perché non mi sembrava mai abbastanza. Guarda, no, in questo caso semplicemente è un discorso di avere poco tempo consecutivo. Ah, quindi te li spezzetti. Sì, sì. Cioè, in realtà avrei potuto benissimo fare 2 ore e mezza di fila, però non ce l'ho mai avute durante la giornata. Ok, ok, non ci sta. E poi in realtà su 3 allenamenti 2 erano dei cardio, ma semplicemente perché sto allenando un po' il buon vecchio cuore. Che oggi a me mi sta abbandonando. Capito? Sì. Cioè, metti. No, sì. Che? Io non tocco. Ma in che senso? Non ti darò diagnosi. No, te lo fa sentire quanto batte forte. Cioè, è preoccupante. La senti? Vabbè, preoccupante. Porco due, ma no, senti proprio la botta pure qua su. Vabbè, ma scialla, sì. Ok, no, il fatto che tu mi tranquillizzi. Ma certo, ma anche perché poi ci pensi, stai andando in tachicardia pure per quello, sì. Sicuramente quello. Ma no, ma scialla. Che oggi non ho preso le medicine. Scialla. Molto allora. 30 minuti al giorno bastano, scrive Bonzo TV, vedi? Dipende quello che devi fare. Cioè, che cazzo. E il consiglio, capito, da nonna, cioè, del TG3, capito? 30 minuti al giorno di allenamento bastano per una mela al giorno. Per raggiungere quale obiettivo, capito, in quale sport, quale miei tipo di allenamento, cardio, pesi. Capito, vabbè, comunque, andiamo avanti. È come tipo, cioè, addominali in 8 minuti, sì, esatto. Ho battuto 7 minuti e mezzo. Allora, vediamo un po', in particolare il consumo di carne e pesce. Io voglio sapere queste 4 curiosità, okay. Dai, ecco. Andiamo al punto, su. Ho capito, l'articolo è dai, così. Dai, a chi sei, non fregate. Non soltanto devo leggere l'articolo, devo anche riassumere. Certo, mentre lo leggo, certo, che cazzo dai, so, dai, l'intelligenza artificiale. Su, legga lei. Ma chi legge? Vada. Scendi. Lei mi interrompe sempre. Scendi che non arriva il mouse. Legga lei. Dai, che cazzo è Penelope Cruz? Vada. The Geox. Vada. Cioè, sto articolo è uno sponsor a sto libro del cazzo? Sicuramente sì. E vada. Allora dai, leggiamo queste curiosità. Che vada, c'è vada, una copertina, legga, con delle bistecche. Che cazzo devo fare? Sto facendo tipo da karaoke, vada. No, non leggerò il nome di questa autrice, non farò pubblicità gratuita. Il titolo? Neanche. Okay. Andiamo avanti. Vai, prima novità. Vada. Prima novità. Non state vedendo che succede a schermo. Novità perché è Grissin Bonn, capito? Invece volevo di curiosità. Allora. Poi guarda, c'è pure il comando diretto. 11:40 compra su Amazon, 11:40 compra su IBS. Cos'è IBS? È un'altra roba di spedizione. Carne dal futuro.
Cosa ancora non sai della Dai, carne sentiamo coltivata? Sentiamo sta cazzata. Uno. Allora, numero uno. La carne coltivata lo sapevo, non è andiamo avanti, poi. Lo sapevo, poi. Vai. Tanto veramente vai, poi. Devo fare dopo sto teatrino, dobbiamo farlo. La carne coltivata non è di per sé ultraprocessata. Lo sapevo, poi andiamo alla tre. Vai. La tre, che Mr. Marra già sa, già conosce. Se la carne coltivata costituirà un problema per la salute, non lo sarà perché carne. No, lo sarà perché carne, non perché coltivata. Cosa vuol dire questa? Questa leggimela, perché okay, secondo me è una cosa un po' curiosa. Non si capisce. Questa mi ha incuriosito. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare è responsabile della valutazione della sicurezza dei prodotti alimentari. E se la carne coltivata dovesse arrivare sul mercato europeo, significherebbe che i rischi per la salute sono stati attentamente valutati. Nonostante ciò, il consumo futuro della carne coltivata rimane incerto. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, la IARC, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, perché mette tutti gli acronimi dopo, ha già classificato la carne rossa come probabilmente cancerogena e quella lavorata come cancerogena. Vabbè, infatti, guarda, appena ho letto... Una è probabilmente, un'altra invece proprio 100%. Appena ho letto il titolo, ho detto, tanto sarà sicuramente una roba relativa alla carne, quindi te lo mettono come punto 3, capito? Cioè, vabbè. Dai, sentiamo il quarto. Vabbè, spiega, sì, alla fine non è ancora chiaro se questi rischi per la salute siano intrinsecamente legati al consumo di carne o derivino piuttosto dal modo in cui sono allevati. Sì, perché sì, gli danno, di che ne so, steroidi, cazzi vari. Sì, vabbè. Dei piedi ci sono qua. Quelli niente male. Vai. Un po' lunghi, Marco, due. Un po' sì, un po' allungati, intelligenza artificiale. La carne coltivata non significa necessariamente fine degli allevamenti e della macellazione. Cioè, questa sarebbe il più uno. Sai, questo sarebbe il più uno. Cioè, questo sarebbe il più uno. Vabbè, non era nelle tre. La cosa più imbecille della galassia. No. Cioè, ma va? Cioè, cosa vuoi rispondere tu a questa affermazione? Dici la notizia, non l'autrice. O dici l'autrice. No, ma che autrice? Lascia perdere quella. Sto di... questa sarebbe la più uno? Cioè, io sono abituato a dei più uno di qualità. Quando vado in discoteca, più uno è una fregna. Al Cerbero Party. Sempre. Al Cerbero Party. Sempre. Quando qualcuno, vedete, è invitato, nostro ospite, io accetto i più uno solo se soffrendo. Ah, le guardi, accetto prima i dati. Ma sì, ovvio. No, non è detto che sia questa comunque la notizia più uno. Capace pure che l'hanno messa in mezzo, eh. Questa magari era la 2. No, o la 1. No, 3 più 1, 3 più 1. Non erano numerate prima della notizia. Quindi potrebbe essere questa è la 1 e la seconda abbiamo letto era il più 1. Che cazzo ne sai? Ragazzi, ci vediamo alle 15 per il Sabagate volume 5. Devo scappare perché devo ancora archiviare delle nuove cose che abbiamo scoperto. Vabbè, tradotto in italiano si deve allenare. No, vabbè, per l'amor di Dio. No, vabbè, sono malato, ma fino a un certo punto. Ciao, ragazzi. Ci vediamo alle 15 con incredibili novità sul nostro amico Matteone. Nuova condanna? Capiamo. 100%. Che squali? State arrivando!